Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Questa settimana in America se n'è andato un grande uomo di potere, Henry Kissinger. Ma io invece voglio parlarvi di due ragazzi di provincia, Rosalind e Jimmy. Si conoscono dai tempi della scuola, quindi non so se loro sia stato il classico colpo di fulmine, ma non importa. Quello che importa è che hanno trascorso tutta la vita insieme senza mai annullarsi l'uno nell'altra, ma trovando anzi l'uno nell'altra la forza per costruire accanto ai due io un noi. E quando dopo 77 anni di matrimonio Rosalind Smith si è spenta, al suo funerale c'era lui, Jimmy Carter, 39esimo presidente degli Stati Uniti, ridotto pelle e ossa su una sedia a rotelle. Da anni non appariva più in pubblico, ma ha accettato di esporsi allo sguardo delle telecamere pur di essere accanto alla moglie fino alla fine. Ecco, in un'epoca in cui l'amore viene raccontato solo come una debolezza, o peggio, come un pericolo o come una malattia, la tenerezza, la forza, la dignità di quest'uomo sono lì a ricordarci che esiste un solo tipo d'amore, quello lì, e non ha bisogno di aggettivi. Benvenuta Rosy Bindi. Ciao Rosy.